L'argomento di questo video è un argomento che riguarda magari non direttamente voi o te che mi stai guardando in questo momento, ma una persona a te cara. Potrebbe essere all'interno della tua famiglia, all'interno della tua cerchia di amici. Comunque sia, c'è questa persona che ha questo genere di momento di impasse, tu vuoi tendere la mano e aiutarla a risalire la china. Parliamo di depressione. Vedendomi così garrula, frizzante, entusiasta, parlarti di carisma, parlarti di crescita personale o di altri argomenti, stenteresti a credere magari che io abbia sofferto di depressione. Invece sì, ho trascorso un decennio abbondante della mia vita crogiolandomi in questo dolore esistenziale che io avevo finito per chiamare solitudine cosmica. E non importa da quante persone io fossi circondata in quel momento, comunque sia, io riuscivo a sentirmi così sola e così disperata, così senza speranza in quel momento da gettare la spugna e dire: ok, non c'è nulla da fare, rimango qui dove sono perché non vedo alternative. In realtà, la persona che non vede alternative è perché non le ha queste alternative. Magari non ha letto quel libro, non ha avuto quest'altra esperienza, non ha incontrato qualcuno che possa offrire una prospettiva leggermente diversa della situazione che sta vivendo. Noi tendiamo a vivere con il nostro pilota automatico perché ci portiamo dietro degli schemi che abbiamo ereditato dalla nostra famiglia, abbiamo preso dalla società, abbiamo assorbito nel sistema scolastico o dalla cerchia di amici. Insomma, in qualche modo queste regole, questi schemi continuano a condizionare il nostro comportamento, che lo vogliamo oppure no, che ne siamo consapevoli o meno. Sono entrati a far parte del nostro bagaglio esistenziale. Sono andati a nutrire questi elementi, quella parte di noi che come un pilota automatico gestisce la nostra vita a prescindere dalla nostra volontà, perché noi magari possiamo essere convinti in quel momento di avere libera scelta, di muoverci autonomamente, in realtà reagiamo alle circostanze esterne in modo automatico, proprio perché questo pilota automatico che è lì per farci sopravvivere ripete continuamente le stesse cose, ripete gli stessi schemi di risposta e quindi quello è. Alla fine ci rendiamo conto che non siamo liberi veramente, perché se reagiamo alle circostanze negli stessi identici modi, vuol dire che c'è qualcuno dentro di noi che ripete le stesse cose in modo ossessivo e noi non abbiamo molta libertà, a meno che non scegliamo di averla. Ed eccoci ad affrontare questo tema della depressione con opzioni da applicare per venirne fuori. Non ho lauree in psicanalisi, psicologia, psichiatria, quindi quello che vi dico viene proprio dal mio bagaglio, dalla mia esperienza personale. È quello che io ho messo in pratica sulla mia pelle per risvegliarmi a delle nuove possibilità, dei nuovi schemi di comportamento che cerco di modificare a seconda dell'utilità del momento e quindi sono ben presente a me stessa, ben responsabile delle mie scelte. Cerco di esserlo il più possibile per non ricadere nei vecchi schemi comportamentali. Prima possibile soluzione: cambiare le parole con cui descriviamo la situazione in cui ci troviamo. Le nostre parole sono importantissime, escono dalla nostra bocca, rientrano nelle nostre orecchie, vanno a nutrire e a confermare pensieri che abbiamo già, convinzioni che abbiamo già e quindi di fatto è un circolo vizioso. Se noi adoperiamo le stesse parole non utili a descrivere la nostra, tra virgolette, realtà in modo funzionale alla guarigione, rimaniamo lì dove siamo. Quindi è estremamente importante prestare attenzione alle parole che usiamo per descrivere la situazione che stiamo vivendo, perché le parole che noi usiamo determinano di fatto il permanere di quella situazione, la confermano. Rimaniamo lì a girare su noi stessi, cercando una soluzione che non arriva semplicemente perché ci ripetiamo le stesse identiche cose. La stessa opzione, diciamo così, riguarda anche la scelta dei nostri pensieri. I pensieri sono fatti di parole e di immagini. Prestare attenzione ai pensieri che la nostra mente produce un po' in automatico è molto utile perché ci aiuta a capire in che modo il nostro cosiddetto dialogo interiore è funzionale alla conferma della situazione che stiamo vivendo che è da cambiare, o è invece favorevole a noi
per aiutarci a trovare una via d'uscita. Ecco, quel famoso pilota automatico continua a borbottare nella nostra mente gli stessi discorsi, le stesse idee, le stesse convinzioni, quella specie di sottofondo che tutto il giorno ci parla. Questo è il cosiddetto dialogo interiore. Se noi lo lasciamo andare a briglia sciolta, è lui a portarci, è lui a guidarci, non siamo noi a prendere le briglie dei nostri pensieri e a decidere che cosa vogliamo pensare. E il presupposto fondamentale per poterne uscire è proprio diventare consapevoli di quello che noi pensiamo e responsabili dei nostri pensieri. Quindi dobbiamo osservare il nostro pensiero da fuori e dire: mi aiuta questo? No, non mi aiuta, perfetto, sostituiamolo. È così che cominciamo ad acquisire una certa consapevolezza, e la consapevolezza ci aiuta ad essere più liberi, osservatori, e a scegliere quello che ci torna più utile, quindi a dire al pensiero che non ci aiuta: ok, d'accordo, vuoi pensare questo, continua a pensarlo, io però adesso ti sostituisco con un altro pensiero, decido autonomamente di sostituire questo pensiero a un altro, fino a che non si crea una nuova abitudine di pensiero, e questo ovviamente ci aiuta tantissimo. Uscire a fare una passeggiata. Non avete idea di quanto sia utile decidere a un certo punto di staccare la spina e di uscire dall'ambiente nel quale ci troviamo, fosse anche la stessa stanza, un ufficio, il soggiorno, la camera da letto, l'ambiente in cui ci crogioliamo in questo dolore psicologico, per andare fuori, respirare a pieni polmoni l'aria fresca, cambiare il paesaggio intorno a noi, muoverci, perché questo ci aiuta tantissimo, ci distrae da quello che è il nido in cui abbiamo coccolato determinati pensieri e parole non adatti, non funzionali, e interrompere lo schema anche della posizione del nostro corpo rispetto a quei pensieri, rispetto a quelle parole, ci aiuta tantissimo. Quindi esci all'aria aperta, respira aria pulita il più possibile a pieni polmoni, guardati intorno, ammira gli alberi, se hai la possibilità di entrare in un parco fallo, perché il contatto con la natura ti aiuta tantissimo. La natura è di per sé stessa bellissima, sotto forma di alberi, fiori, animali, fiumi, laghi, è bellezza pura. Via dal tuo ambiente consueto, respira pieni polmoni, goditi la natura, goditi la tua passeggiata, e nel frattempo poi il corpo, muovendosi, dà al nostro cervello degli ordini che il cervello riceve e dice: ah, il corpo si sta muovendo, bene, allora produciamo endorfine. Aiuta tanto, tanto